Bentrovati ancora con Step dopo la puntata speciale di ieri dedicata all'emergenza del caro energia. Ne abbiamo parlato qui in studio con Alessandro Piazzi, amministratore delegato del gruppo Estra. Oggi apriamo una pagina importante, già come avete visto dai nostri social, ve l'avevamo anticipata, faremo un po' un quadro generale di numeri e non solo su tutta la parte della sezione metalmeccanica del nostro territorio, ma con un riferimento e analisi anche a livello nazionale. Abbiamo allora chiamato il presidente della sezione meccanica di Confindustria, Carlo Locatelli. Benvenuto Carlo. Buongiorno. Ma prima apriamo con una notizia. Collegato con noi è il presidente della delegazione di Siena, Fabrizio Landi, perché questo weekend Confindustria apre le porte del suo palazzo di Siena, del bellissimo palazzo di Siena, al FAI. Presidente, allora commentiamo con lei questa notizia. Ma intanto è un piacere che la cittadinanza di Siena, dei territori, ma anche gente che viene a visitare Siena in occasione di una FAI possa vedere i nostri palazzi, perché in realtà da anni la comunità degli industriali ha acquisito tre palazzi storici della Siena medievale e rescimentale, che nel corso dei secoli, per l'anno 700, hanno avuto importanti lavori. Sono stati fusi in uno da tre antiche torri, si notano ancora passeggiando, che sono in realtà tre torri messe insieme, e all'interno c'è un sofisticato bellissimo a serie di affreschi di queste stanze, che è un po', Siena è famoso per la sua storia medievale e cinquecentesca, forse è meno nota che Siena ha anche grandi tesori del Settecento, e probabilmente i nostri uffici, la nostra sede è un bel esempio di questo, e ci fa molto piacere come associazione industriale, cioè come uno dei protagonisti della vita del territorio, aprire a chiunque voglia vederlo attraverso il FAI, che garantisce con la sua missione qualità e modo scientifico conto di presentare questi affreschi e di spiegare a chi verrà a trovarci la loro storia, come sono nati e così via. Come sottolineava il Presidente, un aspetto molto importante, l'opportunità che tutte le persone, anche ovviamente, anzi a maggior ragione, anche chi magari da fuori città vuol venire a fare una visita a Siena, avrà la possibilità di visitare il Palazzo di Confindustria, questo scrigno di bellezza settecentesca con sete originali, affreschi, meravigliosi pavimenti, quindi veramente una bellissima realtà, e come diceva il Presidente, frutto di una fusione del Settecento di tre palazzi, e quindi ascoltare anche la storia grazie appunto alle guide del FAI che saranno presenti. Presidente, questo si iscrive anche in un elemento importante che ci auguriamo, insomma, piano piano con lo stemperarsi della pandemia, di rimettere a disposizione il nostro meraviglioso palazzo per eventi, per coinvolgere il mondo delle imprese, delle istituzioni, della città innanzi tutta, perché questo è uno degli obiettivi che il palazzo ha sempre avuto. Abbiamo già iniziato con il nuovo ciclo di governance, di presidenza, iniziato l'estate scorso ad ospitare, ad esempio abbiamo ospitato un'importante mostra di pittura di un noto pittore senese, abbiamo ospitato la presentazione dei libri ad esempio del professor Apuoli, abbiamo ospitato altre cose. Ovviamente adesso, come diceva Virginia, dobbiamo aspettare, come speriamo stiano avvenendo, le condizioni di massima utilizzazione. Ripeto, lo scopo è, noi siamo i proprietari da anni di questa ricchezza, è giusto che sia messa a disposizione della città, perché in qualche maniera la nostra associazione è un'associazione che riunisce una parte del mondo economico importante, il mondo della manifattura, ed è giusto che questo mondo metta a disposizione questa bellissima realtà della cittadinanza anche per cose appunto come eventi e così via. Noi tra l'altro abbiamo sponsorizzato l'iniziativa che si completerà quest'estate con la pubblicazione di un libro da parte di un gruppo di studiosi che hanno proprio studiato il palazzo, e questo libro racconterà, sarà poi disponibile a tutti, sarà poi anche possibile comprarlo in libreria, che racconta la storia di questo palazzo, che ripeto, credo sia molto importante, perché tra le tante ricchezze di Siena è meno valutata la componente di Siena settecentesca, e questa invece è ovviamente, le torri originali sono medievali, ma poi in realtà
il grande lavoro delle tre famiglie che attraverso matrimoni incrociati portarono alla fusione dei tre, della proprietà e quindi alla nascita di un unico palazzo, perché all'interno il palazzo è unico, anche se dall'esterno si notano tre strutture diverse. Molto interessante, quindi, come dicevamo prima, siamo veramente contenti che il FAI abbia scelto questa opportunità che noi caldeggiamo. Venite a trovarci nei prossimi due giorni, weekend, venite a visitarlo e sarà per noi un piacere ospitarvi. Grazie al Presidente Landi per la sua testimonianza. Presidente, buon lavoro e noi ci rivedremo presto nelle prossime puntate. Grazie a voi, grazie a tutti, buongiorno. Allora, rientriamo in studio, quindi il Palazzo di Confindustria si apre al FAI, noi però adesso apriamo la pagina di economia, la facciamo insieme al Presidente Carlo Locatelli, parliamo di quella che è una delle costole assolute, portanti di tutte le economie europee, ossia la sezione metalmeccanica. Ha una sezione molto importante anche nel territorio della Toscana del Sud. Allora, Presidente, sono stati diffusi a livello nazionale dal centro studi che segue ovviamente il vostro settore dei dati importanti. Io partirei da lì, è una fotografia dell'ultimo anno e poi parliamo dell'oggi, perché ahimè quei dati che avevano delle proiezioni in un certo modo probabilmente per tante ragioni che adesso analizzeremo saranno forse deviati, però facciamo la fotografia. Sì, allora faccio una premessa che tutte le volte credo opportuna, che è quella di inquadrare la metalmeccanica. La metalmeccanica è un settore importante del paese, importante delle nostre tre province, ed è una metalmeccanica composta da tante realtà, quindi si va da chi fa lavorazioni tradizionali su metalli, ma anche a chi fa software. Quindi Questi dati vanno letti ovviamente poi in maniera precisa attraverso un'analisi di quello che è il settore particolare dove insistono le aziende. Ovviamente a livello generale diciamo che in questo pentolone ci sono varie aziende e di conseguenza i dati che risultano sono evidentemente comunque molto importanti. È uscito alcune settimane fa il dato generale legato alla Federmeccanica, l'analisi di un settore che necessariamente avviene da un periodo post-pandemico molto, molto importante, perché al di là di singoli comparti sicuramente il settore si è ripreso in maniera importante, si è ripreso anche in maniera più convincente rispetto a partner europei, penso alla Francia, penso alla Germania, tanto da arrivare a superare quello che erano i volumi di produzione prima della pandemia, quindi del 2019. Diciamo che il 2020 lo diamo un po' come un anno sabbatico, chiamiamolo così. Ci sono, come anticipavo, dei settori all'interno dei quali ci sono numeri più ridotti, penso a tutto quello che è il mondo dell'automotive, ma ci sono tanti altri settori, penso a quello della produzione di macchine, penso a chi fa software, settori che veramente sono cresciuti, hanno recuperato e stanno recuperando. Ci sono delle magagne da dover evidenziare, perché oramai parliamo di alcuni mesi dettati da fattori che non agevolano questa ripresa. Penso semplicemente al rincaro di quelle che sono le materie prime, e non solo al rincaro ma anche ai tempi di approvvigionamento che in alcuni settori stanno veramente mettendo in crisi la continuità produttiva. Questo, diciamo, è lo scenario che fino a fine anno, inizio gennaio, avevamo, tanto da avere prospettive, portafogli e ordini comunque molto molto importanti, tutti lavoravano e quindi la crescita poteva in qualche maniera essere ancora cavalcata. Adesso siamo di fronte ovviamente a nuovi scenari, lo scoppio di questo conflitto ci rimette
tanti dubbi, non tanto per quello che è quelli che sono i volumi legati all'export in Ucraina e in Russia. Semplicemente si parla di 7-8 miliardi di export rispetto a queste due nazioni. Però ovviamente se l'export non incide tantissimo, noi abbiamo come paese che ha come oggetto la trasformazione dei materiali, ovviamente grosse difficoltà per quello che riguarda il ricepimento dei materiali da lavorare, e allo stesso tempo, facevi prima riferimento alla trasmissione precedente, il costo dell'energia sta diventando veramente un discrimine per continuare a fare impresa, soprattutto in alcune attività. Penso a chi fa fonderie, penso a chi fa lavorazione del vetro, energivore, che sono appunto definite energivore, che sono nei nostri territori ovviamente punti storici di produzione della nostra manifattura. Questo è un po' lo scenario in un percorso di qualche mese, perché ovviamente si parla di qualche mese, e quindi questo ci dà anche una misura di quanto il mondo che abbiamo vissuto globalizzato sta un po' mettendo in crisi questo paradigma. Ci stiamo un po' ripensando a come fare, però i correttivi probabilmente arrivano in ritardo rispetto al problema che è alla porta di casa, ecco. Questo è il quadro e i numeri da cui partirà la nostra analisi nel corso della puntata, grazie al presidente Locatelli. Adesso un piccolissimo break e poi rientriamo in studio, rimanete con noi. Eccoci ancora in studio, step, due appuntamenti questa settimana per chi ha perso quello di ieri ed è interessato al tema energia. Vi consiglio di andare a rivedere la puntata dove è stato nostro ospite l'amministratore delegato del gruppo Estra. Abbiamo fatto un quadro generale su questa complessa tematica che sta affliggendo le famiglie e ovviamente molto anche il mondo delle imprese. E oggi approfondiamo questo tema con il presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria Toscana Sud, Carlo Locatelli. Allora, presidente, ci ha fatto un quadro di quello che è stato, come il mondo della metalmeccanica aveva reagito fortemente all'impatto della pandemia, numeri importantissimi, l'oggi nuovamente con delle sfide che provengono ovviamente da cause esterne a delle logiche industriali, il caro dell'energia, la difficoltà del reperimento delle materie prime, il relativo costo. Prima di continuare andiamo a dare uno sguardo insieme ai titoli in questo momento battuti dall'agenzia ANSA. Allora, l'apertura ovviamente su la guerra, l'Unione Europea pronta nuove sanzioni, Zelensky incalza Kiev, per oggi due corridoi anche da Mariupol. Scorriamo a centro pagina, disastro, Italia salta il secondo mondiale consecutivo, continuiamo ancora. Le cronache della giornata, quindi quello che sta succedendo in questo momento a Kiev. Il piano per un attacco nucleare, le mappe e le misure in Italia. Benzina ancora in calo per effetto del taglio delle accise. L'Unione Europea puntiamo a 50 miliardi di metri cubi annui di gas dagli USA. Questa è una delle importanti output usciti dalla storica tripletta di riunioni che si è tenuta ieri a Bruxelles, ha partecipato anche il presidente degli Stati Uniti. Cresce l'incidenza dei contagi, RT a 1,12 sopra soglia epidemica, questi i dati non buoni relativi alla situazione Covid. Allora, rientriamo in studio, presidente. Abbiamo detto che quel trend che con forza, perché non erano stati risultati facili a conseguire nei due anni della pandemia, il mondo della metalmeccanica, che come lei ha ben specificato abbraccia settori estremamente eterogenei sia per tipologia di prodotti, sia per tipologia di lavorazioni, sia anche per dimensioni, perché si va da grandissime realtà a realtà medio o piccole. Tutte queste realtà avevano ben reagito ai due anni della pandemia, puntando comunque su l'estero, cercando
tornare nella massima sicurezza ovviamente tutte le persone che vi lavoravano. Tra l'altro su questo vorrei proprio anche ricordare questo aspetto, perché siamo ormai in un'epoca dove ogni giorno c'è dettagli, problemi che ci si scorda o comunque si deve passare in sordina a quello che si è appena risolto. Vogliamo ricordare che nel territorio della Toscana del Sud c'è stata da parte di tutte le aziende, e lei in questo caso rappresenta quella della metalmeccanica, un'attenzione, una organizzazione veramente ben riuscita e ferrea per continuare a lavorare, per mettere in sicurezza le persone nei vari luoghi di lavoro con protocolli. Quindi questo è un plauso ovviamente a un grande lavoro fatto dagli imprenditori. Sì, diciamo che sono stati mesi difficili, mesi in cui c'è chi ha lavorato, c'è chi si è dovuto purtroppo fermare, però ovviamente il protocollo che congiuntamente con le associazioni sindacali è stato firmato oramai un anno e mezzo fa, mi sembra, indicativamente è stato un protocollo applicato, un protocollo che ha dato dei risultati evidenti. Penso a tante realtà che in qualche modo hanno gestito con tutte le accortezze del caso la pandemia, ma hanno continuato a lavorare, hanno continuato a tenere in sicurezza le persone. Sinceramente sono sempre più convinto che in qualche caso ovviamente ci sono stati dei cluster anche all'interno delle imprese, ma sono sicuramente minimali rispetto al contagio che probabilmente mi verrebbe da dire è stato più sicuramente più importante all'esterno. Quindi le aziende hanno lavorato in sicurezza e i risultati si sono visti. Oggi purtroppo leggevamo prima le notizie di ANSA, purtroppo siamo di fronte nuovamente a un aumento dei contagi. I protocolli comunque continuano, il protocollo continua ad essere in vigore, quindi in qualche maniera c'è stata anche una nuova visione di quelli che sono i rapporti con la parte sindacale, e di questo credo che ne possiamo trarre i benefici tutti, insomma. Allora, continuiamo a vedere gli aggiornamenti, spostiamoci sui titoli del Sole 24 Ore, il quotidiano economico di Confindustria. Vediamo il titolo di apertura per oggi, tutto dedicato a quanto è successo ieri a Bruxelles. Vedete nella foto Biden con Ursula von der Leyen, l'Ucraina, task force degli Stati Uniti con l'Unione Europea per ridurre la dipendenza da gas e petrolio russo. Cina, NATO è un residuo della guerra fredda. Dichiarazioni pesanti. G7 e l'Unione Europea bloccano l'oro di Mosca. La Russia riuscirà a vendere i suoi lingotti. Generali, è una battaglia per l'indipendenza. Non faremo sconti sui conflitti di interesse. L'intervento di Caltagirone. Ancora centro pagina del Sole 24 Ore. Scorriamo. Vecchio lavoro addio, 2 milioni di dimissioni in un anno, i 10 motivi della Great Resignation. Questo è un tema che poi, approfittando anche dell'esperienza di Human Resources del Presidente Locatelli, voglio affrontare. Energia, perché non sarà facile, no, torniamo scusate un po' in alto, ecco, perché non sarà facile per Putin tagliare il gas all'Europa e venderlo in Cina. Bonus casa, gli interventi da accelerare per sfruttare il prezzo. Allora, questi titoli in questo momento del Sole 24 Ore. Chiaro, è stato centrale ieri la giornata a Bruxelles. Sembra, Presidente, che si stiano, ahimè, sempre più delineando quello che era chiaro, i fronti, gli schieramenti. Da un lato abbiamo delle realtà quali la Russia, quali la Cina, pesante la dichiarazione della Cina sulla NATO, dall'altro ovviamente il blocco europeo con gli Stati Uniti. Non fa ben presagire niente, diciamo, un po' queste prove di muscolatura di forza in queste dichiarazioni. Purtroppo ero molto più contento di parlare di crescita, di attività produttive, di sviluppo, di ricerca. Sicuramente sarebbe stato un tema molto più leggero, fra virgolette. Il primo passaggio credo sia
umanitario, nel senso che dobbiamo in qualche modo ricordarci veramente delle atrocità che stanno vivendo in Ucraina. La cosa che a me ultimamente sta un po' più a cuore e che mi ha colto veramente di sorpresa, parlano di deportazioni in Russia, quindi siamo tornati veramente indietro di 60-70 anni. 60-70 anni. Questo è il primo step. L'altro step è avere presente che la diplomazia in questo caso deve lavorare in maniera ininterrotta fino a che non si arrivi ad avere una soluzione pacifica di questa storia. Capisco che non sia facile, le forze in campo veramente potrebbero far pensare ad un incremento e una maggior durata di questo conflitto, però sinceramente l'unica cosa è provare a mettere sul tavolo i problemi e cercare che attraverso magari dei mediatori. Personalmente ritengo che un player determinante in questa storia sia la Cina, claro. Player determinante. Però è anche vero che d'altra parte la NATO con le dichiarazioni che ha fatto Biden rispetto all'utilizzo di armi chimiche, secondo me ha dato una misura a quello che può essere l'intervento, la qualità dell'intervento che sta mettendo in atto Putin. Speriamo che veramente si concluda a breve questa cosa, ripeto, soprattutto per le persone, poi le attività economiche che ci sono a corredo in qualche maniera si riprendono. Allora, torneremo su questo punto, però prima, approfittando di quel titolo del Sole 24 Ore, vorrei con lei fare un piccolo approfondimento su quello che è diventato un fenomeno pesantissimo, un fenomeno che per numeri veramente potrebbe far parlare di ESO, la Great Resignation, cioè dopo i 2 anni di pandemia si sta sviluppando questa situazione in cui in tantissimi paesi, guardiamo ad esempio l'Europa, ma sta succedendo anche negli Stati Uniti, le persone decidono di lasciare il loro lavoro per cercarne un altro che abbia delle condizioni probabilmente diverse, che permetta magari più flessibilità, che permetta maggiore utilizzo di smart working, oppure proprio dei cambi di vita più radicali. Ecco, lei è un grande esperto di human resources, come legge un po' questo trend? Magari sarà capitato anche a lei in azienda, ecco, qual è la situazione? Allora, va fatta sicuramente la premessa che nelle nostre province, per stare sul locale, poi andremo anche amplieremo il ragionamento, sicuramente nelle nostre province è un problema limitato, ma che c'è. Soprattutto perché ovviamente la concentrazione delle imprese è minore e di conseguenza le offerte di lavoro non sono così infinite, diciamo così. Il problema riguarda tendenzialmente profili medio-alti, quindi persone che hanno una scolarizzazione e una specializzazione importante. Di fatto post pandemia si sono create secondo me dalla sommatoria di quelle che sono la crescita che ha determinato le offerte di lavoro, ma allo stesso tempo la pandemia che ha messo in pista una serie di approfondimenti personali che portano le persone a cercare opportunità diverse. La cosa forse più curiosa, nella maggior parte dei casi, chi cambia oggi tiene ovviamente in considerazione la parte economica, ma sembra non essere quella determinante. Chi cambia lavoro ovviamente va a cercare altre cose, in primis un'esperienza diversa, quindi in qualche maniera qualcuno ha fatto un po' un bilancio della propria attività, vita professionale, ma allo stesso tempo vanno a cercare prospettive di carriera, quindi piani di crescita, vanno a cercare comunque aziende tendenzialmente più strutturate e quindi che abbiano la possibilità di far vedere più aspetti dell'attività aziendale.
Purtroppo nel nostro piccolo, ripeto, le opportunità non sono tantissime, quindi questo fenomeno è limitato nei numeri, ma ci sono queste situazioni. Da parte delle aziende c'è da fare una serie di valutazioni, quindi che passano ovviamente dalla cercare di valorizzare le persone che si hanno già, cercare di pagarle in qualche modo anche qualcosa di più, e questo può essere un tema. Però ripeto, la cosa curiosa è che chi cambia tendenzialmente lascia come valutazione economica, la lascia sempre a margine, le motivazioni principali sono tendenzialmente altre, e questa è una cosa, sicuramente un fenomeno diverso che non riguarda solo l'Italia e l'Europa, ma nasce un po' negli Stati Uniti, e ne prendiamo atto. Tra l'altro credo che uno dei temi anche correlati a questa situazione, ma non solo, diciamo, ormai un elemento che è entrato proprio inerentemente nel mondo del lavoro, delle sue offerte, nel gestire, è il tema dello smart working. È un tema che è stato forzosamente, con l'urgenza della pandemia ovviamente, utilizzato, ma che adesso è diventato un elemento, non dico ovviamente portante, ma un elemento imprescindibile sembra essere. La flessibilità in generale è un altro tema che cercano le persone, quindi un equilibrio fra quello che è la vita personale e la vita professionale. Chi chiede flessibilità negli orari di lavoro, chi chiede flessibilità nel avere dei periodi di smart working, anche adesso che comunque tendenzialmente dovremmo essere, speriamo, in via di uscita dalla storia del Covid. Personalmente non credo soprattutto per le aziende manifatturiere, nella possibilità di avere uno smart working completo e totale al 100%. Credo che sia ci sia bisogno appunto di flessibilità nel concedere alcuni giorni, alcune attività da casa. In qualche modo potrebbero aiutare, ripeto, quell'equilibrio che tanto è ricercato. Ovviamente nelle aziende manifatturiere alcune mansioni sono un po' più vicine a questa mia affermazione, altre diventano difficili, però questo dipende un po' da che cosa una persona fa e il ruolo che svolge all'interno dell'azienda. Ecco. Allora, torniamo invece al tema di aperture, i numeri della metalmeccanica e le sfide attuali legate al caro energia, la difficoltà del reperimento delle materie prime, ovviamente il quadro geopolitico così difficile che abbiamo all'esterno. Abbiamo visto i titoli proprio in questo momento sia di ANSA che del Sole 24 Ore. Abbiamo poco tempo e ovviamente sono questioni complesse, anzi fin da ora la invito per tornare a riapprofondirla insieme. Vorrei chiudere con un elemento che è in parte una riflessione che abbiamo fatto anche insieme all'amministratore delegato del gruppo Estra. Non è facile riconvertire un sistema in così poco tempo. Mi spiego meglio, il tema dell'energia, che ha un impatto su tutti gli individui, sulle famiglie, ha un impatto grossissimo sulle aziende, lei l'ha ben fotografato, non è facile ovviamente riconvertire un sistema in poco tempo. Avete visto le dichiarazioni dopo l'incontro di ieri fra gli Stati Uniti e il Consiglio Europeo, dove si dice bene, facciamo un accordo, andiamo a prendere più gas dagli Stati Uniti, riduciamo questa dipendenza dalla Russia. L'Italia per oltre il 50% attualmente è dipendente da gas russo. Rivoluzionare il sistema, puntare sul green, puntare su sistemi alternativi non si fa in un giorno. Molte aziende però hanno iniziato a fare un percorso, ce l'ho raccontato ad esempio anche il presidente Bernini nella sua realtà di Zucchetti Centro Sistemi. Ecco, qual è un po' il polso della situazione? Perché lei ovviamente si confronta tutti i giorni con tanti colleghi del mondo della metalmeccanica. È qualcosa già in corso, è qualcosa in cui le aziende forzosamente adesso stanno cercando di pensare quanto è fattibile anche in dei tempi rapidi, perché insomma votarsi a un fotovoltaico per magari un'azienda molto grande è un investimento comunque importante, innanzitutto sono lavori, quindi è qualcosa di complesso.
Ma non è facile mettere riparo ad una, dico parole grosse, ad una mancanza di un piano energetico nazionale in pochi mesi. Ovviamente l'Italia sa di essere dipendente da questo punto di vista da quelle che sono le importazioni, che siano dalla Russia o da altri paesi, lo sa da sempre. Voglio dire, la nascita di colossi come Eni derivano appunto dalla consapevolezza di questo. Non è facile, le aziende ovviamente per cercare di mettere riparo a questo problema si stanno muovendo. Il fotovoltaico è un qualcosa, forse la forma più applicabile nel breve periodo. Mi piacerebbe però che a livello diciamo normativo venissero meno tutti quei lacci, lacciuoli, autorizzazioni che adesso, fino adesso hanno frenato questo tipo di investimenti. Ce ne sono molte, ci sono tante autorizzazioni da dover in qualche maniera superare. Però bisogna in qualche maniera capire che cosa vogliamo fare. Non vogliamo comprare il gas dalla Russia, ma allo stesso tempo vogliamo tutelare il paesaggio, tutelare anche in situazioni, insomma, che possono essere in qualche maniera non proprio ottime. Vogliamo in qualche maniera capire dove possiamo intervenire. Sicuramente le aziende hanno dei capannoni industriali, sicuramente le aziende hanno la possibilità di fare degli impianti sopra i tetti, questo potrebbe essere un'idea. Ovviamente si parla di un periodo medio, perché fare un impianto, insomma, un po' di tempo ci vuole ed è necessario. Però d'altra parte da qualche parte dobbiamo iniziare. Non credo che i proclami che vengono fatti in termini di cambio di produzioni, penso al settore dell'automotive, non si può pensare in qualche modo di sospendere completamente la produzione di motori a benzina, motori diesel. Sicuramente è un trend che verrà messo in pista, ma questo va fatto con una gradualità, va fatto ponderando e riconvertendo certi tipi di produzioni. Alcune settimane fa è uscito un comunicato congiuntamente sottoscritto dalla parte datoriale per Federmeccanica e dalla parte sindacale, un comunicato dove appunto si metteva in risalto il fatto che se effettivamente interromperemo la produzione di questi motori, sul nostro paese ci sarà un riflesso importantissimo. Si parla già di una stima di 70-80 mila persone che dovranno in qualche maniera essere riconvertite a altre produzioni. E insomma, in un paese che ha una vocazione motoristica, no? Pensiamo a quello che è Fiat, oggi Stellantis, ma insomma tutto il mondo emiliano legato a macchine e a produzioni di altissima qualità, insomma sono passaggi che vanno fatti in maniera graduale, confrontandosi, e credo che insomma i proclami fatti di cambiamento ecologico, che sicuramente dovremo cercare, però insomma vanno ponderati molto bene anche con altre particolarità che ovviamente poi hanno riflessi sulla vita di tutti noi. Allora, è finito il tempo a nostra disposizione, io ringrazio ovviamente per la sua disponibilità il Presidente Locatelli, torneremo presto a averlo ospite, perché ovviamente sono temi estremamente complessi e ovviamente in divenire collegati allo scenario geopolitico internazionale così complesso e drammatico che abbiamo davanti. Intanto grazie per la testimonianza di oggi, Presidente, grazie ovviamente a voi per averci seguito, per la vostra attenzione. Vi ricordo che potete rivedere questa così come tutte le puntate del format Step nella sezione apposita all'interno della Web TV di Canale 3 o su tutti i social di Confindustria Toscana Sud. Come ricordato, abbiamo riniziato anche le nostre visite all'interno dell'azienda, il racconto dentro l'azienda con il format Start. Siamo state la nuova Solmine, ieri siamo andati invece a trovare la Jotti Line del gruppo Rapido, quindi presto nel nostro palinsesto andrete a poter vedere questo
questi racconti da dentro delle imprese, come vengono gestiti i cicli produttivi, il racconto dei diretti protagonisti. Questo per un racconto in generale che Confindustria Toscana Sud vuol fare dall'interno appunto del mondo delle imprese. Continuate quindi a seguirci, grazie allo staff tecnico di Canale 3 ovviamente per il supporto. Io vi do appuntamento alla prossima settimana.